creativi e benvenuti o bentornati sul canale di Reschimica. Sono finalmente arrivati i nuovi pigmenti. I primi arrivati in casa Reschimica vi sono piaciuti tantissimo e sono sicura vi piaceranno da morire anche questi. Partiamo proprio dal nuovo set, quello primaverile. Fra i colori di punta c'è sicuramente questo, il Flash Rose Red. Guardate che bello. Bello, eh? Stupendo! Cioè, io ho mai visto un colore così bello. Dicevo, guardate che bel magenta, pieno con perlescenze sbrilluccichi viola. Ma proviamolo sul nostro stampo in silicone. Vi ricordo appunto che questi pigmenti potete utilizzarli sia spennellati direttamente sui vostri stampi in silicone, sia industriali che artigianali, e potete inserirli ovviamente anche nella resina. No vabbè, ma che cos'è questo pigmento? È troppo bello. Direi che è quasi un rosa shocking che vuole essere qualcosa di più. Sulla scia dei colori caldi continuiamo con Red Yellow. Questo è proprio un rosa tramonto. Eccolo qui, come vedete questo rispetto al primo vuole essere un po' più sobrio, un po' più elegante. È un colore che mi ricorda molto le creazioni dedicate alle spose. Sarà per il finish estremamente perlato. Nel set Spring abbiamo due tonalità di verde. Fresh Green, che rispetto a quello che avevamo già sul sito è molto più acceso. Bello, anche questo stupendo. Eccolo qui, insomma, proprio un verde chiaro. Anche questo dal finish perlato e estremamente luminoso. Questi tra l'altro sono quei pigmenti che se messi all'interno della resina creano quel bellissimo effetto velluto. Beh, ci serviva anche un verde un po' più scuro. Ed abbiamo lo Shine Forest Green. Questo pigmento parla da solo, veramente non c'è bisogno che dica niente. Guardate quanto è bello, sembra davvero di immergersi in una foresta. Ed eccolo qui, è proprio un verde foresta incantata. Questo, oltre a essere perlato, ha anche dei micro glitter all'interno che lo rendono ancora più brillante. E beh, fatto il fiore, fatto le foglie, ci servono i rami. Lo so, era forte l'esigenza di un bel marrone e abbiamo selezionato questo, Chestnut Brown. Perdonate la pronuncia, i popi e l'inglese. Un marrone molto caldo con riflessi oro. E poi che fai? Non ce lo metti un effetto speciale? Questi pigmenti in scaglie sono stati fra i vostri preferiti e abbiamo portato anche... Guardate qua. Ma vediamolo in azione. Poco glitterato, mi dicono. Va e sprigiona il tuo potere. Mamma mia, Jeff! Ma è fantastico! Io non so se rende dalla videocamera, ma dal vivo... Mamma mia, è bellissimo, fa proprio effetto bagnato, è stupendo. E questo quindi è il set Spring al completo. Ovviamente ognuno di questi colori lo potete acquistare anche separatamente nelle loro categorie. Scusate, ma questa è proprio una scia magica, cioè, ma cos'è? Ma non ho ancora finito. Dalle piante ai fiori ci spostiamo nel cielo notturno. Questo forse lo conoscete già. Raga, non mi dite niente, oggi mi trema la mano, non so nemmeno io perché, troppi caffè, veramente. Questo è il Bright Blue Violet. Conoscevate già il Blue Violet e l'avete amato, ma questo è quel pigmento ma in scaglie. Vi faccio vedere la differenza. Questo è quello che già era presente sul sito, questa è la versione in scaglie. Quando e come utilizzare queste diverse versioni? Questa, come vi ho detto prima, super sottile, vi dà l'effetto velluto messo nella resina. Questo qui invece contribuisce a rendere la resina ultra brillante e rimane un po' in scaglie anche quando lo mescolate alla resina. Vediamolo in azione su uno stampo. Cioè, vedete questo effetto proprio brillantinato che ha? E come nella sua versione in polvere è anche leggermente cangiante, quindi vedete va dal viola al rosa.
In casa di Schimica abbiamo anche un nuovo viola. Vi mostro sempre quello che già era presente sul sito, mentre questo, come vedete, è un blu viola, quindi leggermente spento. Adesso abbiamo il viola. Com'è questo colore? Viola. Ed eccolo qui, potete anche ben vedere la differenza con quello in scaglie, questo ovviamente ha l'effetto più satinato ed è un viola più caldo. Il blu della prima collezione vi era piaciuto tantissimo, vi faccio vedere questo, che già solo il nome vi fa capire tutto. Pronti? Questo è proprio un blu regale. Sono dei micro glitter, però qui glitter che restano umili. No, vabbè, ma cosa sei? È blu zaffiro. Come potete vedere è un blu molto vibrante, molto intenso. Si fa proprio notare. Questo è particolare. Che colore ha una foresta in una notte primaverile? Questo. Questi colori, ne sono sicura, renderanno le vostre creazioni elegantissime. No, ma questo blu, cioè, ragazzi, io lo so, ci sono anche gli altri, però se va proprio dire, ehi, ci sono solo io qui, ma è bellissimo! Come gran finale abbiamo i tre speciali. Questo ve lo lascio per ultimo. Vi mostro questo, un malva in scaglie. Ormai abbiamo capito, vero? Pigmento in scaglie, effetto wow. Wow. Perché mi è venuto in mente Smaug? Non lo so. Oddio sì, in effetti è proprio il colore della sua pelle, delle sue scaglie. Eccolo qui, ha un effetto quasi metallizzato e penso che sì, lo ribattezzerò pigmento Smaug. Che mi ricorda proprio lui. Entra in campo un altro oro, perché ci sta dopo Smaug, l'oro. La new entry è lo Shimmer Deep Gold. Oh, mamma mia, cioè, mi è venuto da dire champagne. Non so perché, pure non è un color champagne perché è molto più intenso, più giallo, però... Guarda, tu con Smaug proprio ci vai a nozze, veramente. Cioè, è bellissimo! Sembra proprio una montagna d'oro! Wow! Questo è proprio polvere di fata! Wow! Quanto brilla! È tipo la luce del sole fatta a pigmento. Siamo pronti per il gran finale. Per la categoria pigmenti in scaglie iridescenti abbiamo anche il green. Questa categoria di pigmenti vi è piaciuta da morire, io stessa l'ho utilizzata tantissimo per le mie creazioni in resina e non poteva mancare il verde. Guardate che bei riflessi li fa. Lo so che vi state chiedendo che differenza c'è fra questo e quello che mi hai fatto vedere prima. Super green, quindi pigmento in scaglie, e sparkle bright green, pigmento in scaglie ma glitterato. Vedete? Credetemi, l'effetto è completamente diverso. Ed eccolo qui, abbiamo questo pigmento a base bianca iridescente con riflessi che vanno dal verde al verde acqua all'azzurro. Questo pigmento potrebbe donarvi effetti diversi in base al colore di fondo e come vedete qui la grana è molto 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 visibile. Come vedete la texture è proprio diversa. Creativi, il mio video finisce qui, spero tanto vi sia stato utile, spero tanto che questi nuovi pigmenti vi piacciano. Fatemi sapere con un commentino qui sotto qual è il vostro preferito in assoluto fra questi che vi ho mostrato. Il mio, l'abbiamo capito tutti, è sicuramente il blu zaffiro. Vi dirò che l'oro a sto giro è proprio top. Vi aspettiamo tutti sul sito di Reschimica. Io auguro buona creatività a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!